chiamo Antonio Bagnoli, sono il fondatore della casa editrice Pendra, che l'ho fondata ormai 30 anni fa. Ho sempre amato i libri e ho sempre vissuto in un ambiente librario, ho avuto padrini e amici che mi hanno instradato in questa strada. Quando l'ho fondata l'ho fatto con un atto di coraggio giovanile di cui non mi sono mai pentito, perché credo che questo sia proprio il mestiere più bello del mondo. Noi ci conosciamo da un sacco d'anni, esattamente da prima che tu fondassi, certo, la casa. Quando facevo studi di scienze politiche, io mi sono laureato in scienze politiche nel ramo economico, quindi sì. Quando lo spiego ai miei colleghi, amici, tutti si rimangono sorpresi, però se devo dire, forse uno dei motivi per cui la Pendragon resiste da 30 anni e spero resisterà per altrettanti anni è perché io non mi sono laureato in lettere, ma mi sono laureato in scienze economiche, e di fatto la Pendragon è una casa editrice, facciamo libri ma siamo un'impresa, e quindi bisogna sapere a tutti gli effetti. Esatto. Intanto, cosa si deve il nome? Sul dizionario Epli della mitologia ho cominciato a sfogliare tutti i nomi e nessuno mi piaceva. Poi, quando ormai avevo quasi abbandonato l'idea, perché ero già arrivato alla lettera P, ho letto Pendragon, il nome del casato di Re Artù, e mi è piaciuto immediatamente moltissimo. Ho fatto una ricerca, ho scoperto che c'era una casa editrice Pendragon negli Stati Uniti che faceva solo edizioni musicali, e quindi come nome era libero e ho deciso di dare il nome a Pendragon. Quanti titoli ha Pendragon? Noi adesso siamo a circa 2900 titoli in catalogo e facciamo circa 130 novità ogni anno. Viaggiamo soprattutto nell'ambito della saggistica, dei libri di cultura, abbiamo un po' di narrativa, qualche libro di poesia quando c'è amicizia con gli autori, e cerchiamo di tenere abbastanza viva la collana di Varia, che è quella che, raccogliendo un po' i sentori e gli interessi del momento, è sempre quella che dal punto di vista commerciale funziona di più. Come scegli un titolo? Guarda, come si sceglieva una volta rispetto a come si sceglie adesso è veramente una trasformazione che hanno avuto le case editrici e il mercato editoriale nel corso degli ultimi 30 anni è stato epocale, ed è stato frutto del rinnovamento tecnologico e delle modalità di produzione che sono cambiate. È evidente che se io per pubblicare un libro, facciamo finta di essere nel 500, devo metterci 2 anni solo a compilare le singole righe con i caratteri di piombo, dovrò fare dei libri che supportano una spesa enorme, che è quella per poter stampare una copia. Quindi io stamperò delle Bibbie, stamperò dei breviari, stamperò dei libri che possono avere la massima diffusione. Nel momento in cui invece a stampare, come adesso, attraverso i sistemi di print on demand, anche stampare una singola copia può essere quasi economicamente, diciamo, sostenibile, allora a quel punto l'offerta diventerà sempre maggiore, economicamente è sostenibile. Per essere ancora più chiari, se io una volta pareggiavo i miei costi di edizione a 1000 copie e adesso li pareggio a 100, il modo in cui faccio l'editore cambia, perché io prima devo scegliere dei libri che devono per forza vendere 1000 copie, se no chiudo. Adesso posso scegliere libri a cui basta venderne 100. Quindi il modo di selezionare è diverso, posso andare più verso i miei gusti, posso frammentare le mie collane per cercare di raccogliere il maggior numero possibile di lettori in diversi ambiti culturali, da diversi ambiti di interesse, avendo un rischio di impresa molto più limitato. Non abbiamo mai fatto in 30 anni troppo mainstream, non abbiamo mai fatto gossip, non abbiamo mai fatto i libri di tendenza perché andavano di moda in quel modo. Cerchiamo la qualità, diciamo, questa è la nostra missione. Diciamo. Il mondo dell'editoria e il cinema, il rapporto molto stretto. Ti è mai capitato di amare più un film di un libro dal quale è tratto il film? Quando leggo i libri che mi piacciono molto, normalmente non guardo i film, per una sorta di piccolo rispetto. Quello che mi sta accadendo adesso è anche in questa direzione, che sono sempre meno i film che sono tratti dai libri, e molte volte vedo che alcune, io non seguo molto le serie televisive, ma mi dicono che alcune serie televisive nascono da libri, poi vengono dilatati, eccetera. L'operazione, come si faceva una volta, di prendere un libro e farlo diventare un film, mi sembra un po' in calo, perché i linguaggi stanno diventando effettivamente molto 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 diversi. L'ambito televisivo si sta dilatando e in questo momento tutti cercano storie,
e quindi una bella storia, poi dopo la matchano in maniera totalmente diversa, eccetera. E queste storie adesso i facitori di storie lavorano direttamente per il cinema e la televisione, quindi diventano, sono gli sceneggiatori, gli scrittori sono un po' meno. Io non ricordo negli ultimi 5 anni un film tratto da un libro, cioè come poteva essere una volta, Il nome della rosa che usciva dal libro. La domanda non era casuale, infatti. Penso che il motivo sia questo, cioè ormai gli sceneggiatori sopravanzano gli scrittori e i grandi risultati economici che hanno in questo momento attraverso le piattaforme, la cosa fa sì che nascano delle storie che magari una volta avrebbero potuto essere libro, nascono già per il cinema, perché nascono già con il passo, con la visionarietà e con le necessità tecniche e produttive che hanno i cinema televisivi.